Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Siamo con Giorgio Perinetti, è finito il calciomercato. Direttore, intanto le chiedo un bilancio, lo facciamo sempre a fine mercato, anche un voto se possibile. Che voto darebbe alla campagna acquisti 2012-2013 del Palermo? Ma il mercato è finito stasera, la prima domanda che mi sarà fatta domattina sarà chi prende da gennaio, quindi il mercato no, poi di fatto non finisce mai. In effetti direi che il Palermo ha fatto un mercato, credo, con attenzione. Credo che ha preso dei giocatori giovani molto molto bravi, come Dybala, che finalmente è arrivato stanotte alle 3, come il giovanissimo Sosa, che avremo modo di apprezzare, più ha riportato a casa dei giocatori che hanno fatto molto bene lo scorso anno, come Kurtic, come Morganella, come Quicani, più ha acquistato un giocatore di grande esperienza come Rias, altri come Van Bergen, insomma. E tra l'altro, ovviamente, come sempre, finendo in rosso tra acquisti e cessioni, questo è abbastanza consuetudine, quindi non ha lesinato alla fine investimenti. Il mercato attuale ha costretto le società italiane, quasi tutte, a fare sacrifici importanti. Per il Palermo sono andati via Silvestri e Balzaretti, giocatori certamente validi, però la stessa sorte è toccata al Napoli, dove rinunciare alla Lavezzi, al Milan Thiago Silva Ibrahimovic. La Fiorentina passa per la società che più ha acquistato. Io vorrei anche ricordare che ha perso Montolivo, Anastasic, Gamberini, Berami, Cerci, Vargas, insomma è un mercato dove sei costretto comunque a cedere per poter poi operare, e credo che noi dobbiamo riconsiderare un ciclo chiuso e ripartire con un ciclo nuovo. Questa è la realtà. Partiamo da un campionato deludente l'anno scorso, però anche con la convinzione che molti dei giocatori che l'anno scorso hanno deluso possono essere la base per il lancio del Palermo di quest'anno. Mi riferisco in particolare ovviamente ai giocatori come Ilic o Hernandez, sono grandi talenti che devono assolutamente ritrovarsi e dare la spinta giusta al Palermo. Quindi credo che, dando fiducia a Sannino, un allenatore che sa molto bene dare un'organizzazione tattica alla squadra, si possa migliorare la perdita di qualche individualità con un collettivo più organizzato che possa far bene. E devo dire che ieri sera abbiamo fatto un po' un punto della situazione, abbiamo deciso di non proseguire ad acquistare nessun giocatore, non avendo la piena convinzione che le operazioni che erano in essere potessero essere veramente importanti e produttive, e riservandoci quindi la possibilità di intervenire eventualmente a gennaio su un qualcosa di più conosciuto, più mirato, cioè più conoscenza dei problemi e quindi più possibilità di fare interventi mirati eventualmente servissero. Quindi da ieri sera avevamo già avvertito il Catania che non procedevamo per Giama, abbiamo avvisato la Juventus stamattina che non avevamo interesse per Ziegler, abbiamo avvertito il Milan che, non avendo poi concluso per Mesba, comunque non avremmo preso nessun altro giocatore, così come l'Atalanta per Peluso. È stata la nostra scelta e credo che abbiamo possibilità, comunque in organico, di avere la possibilità di allestire una squadra che possa far bene, possa crescere, possa migliorare. Il nostro progetto è di riportare il Palermo, ripartendo da una base valida, comunque di riportare il Palermo in alto entro 3 anni, facendo un lavoro un po' diverso, anche perché il mercato imporrà di muoversi diversamente. Un mercato che, con la legge economica che naturalmente impera in questo momento, deve prevedere una diversa applicazione sul mercato, non quello più allo tradizionale, dove si facevano colpi, dove c'era un mecenate che magari metteva soldi. Qui bisogna pensare che le società devono sopravvivere autogestendosi e facendo dei lavori, ripeto, più programmatici e con interventi sullo scouting, sul settore giovanile e quant'altro più mirati. Quindi è un mercato diverso. Per quanto riguarda il voto ognuno si fa un'idea, quindi lo possono dare i tifosi, lo possono dare gli addetti ai lavori, la stampa, eccetera. Io credo che il voto più importante sia non quello che si dà in questo momento, ma quello che si merita
attraverso il lavoro del campo a fine campionato. Quindi mi auguro che quel voto sia bello per il Palermo. Yama, Ziegler, Peluso, Mesba sono nomi che ha fatto lei, che abbiamo fatto anche noi. Ce n'è stato uno che obiettivamente è stato più vicino a vestire la maglia del Palermo, sinceramente parlando, tanto ormai il mercato è finito. Sinceramente parlando è stato Mesba, perché avevamo un accordo già col Milan, non ancora col calciatore, perché poi ci siamo fermati in quel momento, pensavamo di aver trovato la soluzione anche del giocatore in uscita più velocemente, non c'erano, poi non si sono verificate tali, quindi abbiamo fermato l'operazione. Mentre Yama aveva detto, insomma, spiegherò perché ho scelto Palermo e perché vado via da Catania, quindi sbilanciandosi anche abbastanza, poi andrà chiaramente alla Fiorentina. È stata comunque un'operazione che si è quantomeno impostata e forse il ragazzo si è sbilanciato anche per questo. No, con Giamma avevamo sondato per capire se aveva piacere eventualmente di passare da Catania a Palermo, perché non... E naturalmente lui aveva manifestato l'interesse, l'ha anche manifestato su Twitter, credo. Con la società invece non c'è stato accordo, ieri pomeriggio ci siamo trovati, non c'era l'accordo giusto e quindi abbiamo riferito, come ho detto prima, non praticare nessuna delle quattro possibilità che obiettivamente potevamo proseguire, nessuna era convincente o nessuna era effettivamente praticata. Cosa si sente di rispondere, insomma, ai tifosi che magari probabilmente dopo una giornata così si aspettavano dei colpi non sono arrivati, ha già un messaggio che vuole lanciare, chiaramente la vicinanza del pubblico è fondamentale a due giorni da quella che sarà la seconda partita di campionato. Ma il pubblico, l'abbiamo detto, credo che noi dobbiamo crescere insieme. L'apporto del pubblico e dell'ambiente è fondamentale, perché far crescere il Palermo, riportarlo in posizioni più consone alla sua recentissima, diciamo, tradizione favorevole o buona, e presuppone tanto lavoro. Quindi ho detto sempre, il motore sono i nostri tifosi, l'ambiente, l'equilibrio che può dare l'ambiente, la stampa, è determinante. Noi dobbiamo metterci tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta voglia di fare e tante idee, perché il calcio come era pensato fino a qualche anno fa, purtroppo bisogna ripensarlo, bisogna rivederlo. Io ho fatto mercato 30 anni fa e c'era un certo tipo di mercato, oggi bisogna pensarlo completamente in maniera diversa, deve essere più programmatico, più freddo forse, e più pieno di idee, più pieno che di soldi, più pieno naturalmente anche di preparazione, più pieno di lavoro di base. Quindi la legge di mercato nuova, quella finanziaria, quella del momento attuale del calcio, che riflette ovviamente la posizione del nostro paese abbastanza complicata, ci costringe a rivedere determinate scelte di mercato, determinati movimenti, un determinato modo diverso di preparare il mercato. Quindi non ci poteva essere quest'anno, per quanto poi il Palermo abbia fatto comunque un mercato, ripeto, con acquisti di giovani importanti, con Dybala e Sosa, come Kurtic che è ritornato alla base, Wicani, tutti i nazionali, Rios. E tra l'altro finendo anche il rosso sul mercato, perché non è che poi il Palermo sia finito in attivo, ma comunque deve essere un mercato che cambia, e una maniera di pensare a un Palermo che chiude un ciclo ne apre un'altra. In questo momento penso anche a Migliaccio, che ci ha voluto lasciare, abbiamo compreso le sue ragioni, l'abbiamo lasciato andare, però ecco, probabilmente un ciclo che si riapre, ci vuole il suo tempo, ci vuole tanto lavoro. Io spero che alla fine i tifosi sappiano apprezzare e riconoscere un lavoro che parte da questo momento e che ci deve dare risultati a medio e breve termine. Ci dice anche se ha parlato con il presidente Zamparini in questi minuti, se l'ha fatto magari nelle ultime ore, e anche Sannino come ha preso la decisione del club di sospendere qui così il mercato del Palermo. Ma Zamparini ho parlato ieri sera, e appunto faceva parte del punto della situazione che abbiamo fatto, abbiamo deciso di non, a salvo sorprese che non sono poi, sono poi verificate, di non procedere a operazioni che o non erano percorribili per alcuni motivi o che non ci convincevano a livello tecnico. Di questo Sannino sa, e ci poteva essere forse un intervento, Sannino l'avrebbe gradito, ma non è stato possibile per vari motivi effettuarlo proprio in un altro settore del campo comunque. E però Sannino sa qual è la situazione, sempre con noi in assoluta simbiosi,
sappiamo, sa che noi puntiamo molto su di lui. Il mercato, ripeto, una squadra è sempre perfettibile, migliorabile, ottimizzabile. È chiaro che i giocatori bravi aiutano a far meglio, però noi ci siamo messi così in animo di fare un certo percorso, ci vuole più tempo, quindi logicamente questo non fa piacere ai tifosi, vorrebbero tutto e subito, e li capisco. Quindi come tifoso del Palermo anch'io sarei un pochino scettico, come dirigente del Palermo invece sono assolutamente fiducioso e so che facendo un certo lavoro avremo presto motivo di ritornare a essere contenti. Parini ha anche parlato di Europa League entro quest'anno, forse lei ha un pensiero un po' diverso però forse. Ma io quest'anno vedo due tronconi, no? Vedo delle squadre che lotteranno per lo scudetto come Juve e Napoli, su tutte secondo me, poi ci sarà l'Inter, ci sarà la Roma, ci sarà il Milan ovviamente che sempre, e poi magari una sesta, una settima squadra che possono aspirare all'Europa League, che potrebbe essere una sorpresa, auguriamoci che sia il Palermo. Ma e poi un troncone invece che deve preoccuparsi di un altro tipo di classifica, quindi vedo così. Ma io sono venuto a lavorare 2 mesi fa, sono venuto qui per portare il Palermo, cercare di contribuire a riportare il Palermo in posizioni, diciamo, che più possono esaltare i tifosi, dare più entusiasmo, riportare la gente allo stadio. Quest'anno dobbiamo mettere impegno e sacrificio della squadra e quindi trascinare i tifosi con l'esempio, con la voglia di sudare, di lottare. Però nel contempo dobbiamo lavorare dietro le quinte perché si tornino i presupposti per una squadra importante, e su questo lavoreremo.